Non c'è al mondo un posto rumoroso come New York e anche ventoso come New York, quindi questo era il posto migliore per venire a provare le nuove cuffie 1000X M5, la quinta generazione di Sony, queste che sto indossando in questo momento, cuffie noise cancelling meravigliose, ultima generazione, provate in anteprima ovviamente dopo la sigla. Ed eccoci cari amici di Day, tira un vento pazzesco qui a Chelsea Park a New York e speriamo che non si senta troppo nel microfono, ho messo il dead cat per questo motivo, ma potrebbe esserci qualche disturbo, ma bisognava provarle al vento delle cuffie noise cancelling, quindi con tutti i microfoni a bordo. E questa è la nuova interpretazione della cuffia top di gamma di Sony, quindi la 1000X M5, quindi quinta generazione della cuffia assolutamente ammiraglia di Sony. Beh, è una cuffia che normalmente era molto uguale a se stessa nelle varie generazioni, c'erano state poche differenze, invece questa volta le differenze ci sono e sono tante, soprattutto dal punto di vista estetico, ma come vedremo anche all'interno. Velocissimamente, ecco la nuova finitura, ha un nuovo layout, quindi queste diciamo guide attraverso la quale si può allungare diciamo l'archetto in modo tale da adattarsi a teste più grandi e sono più rigide, non si ripiegano più verso l'interno. Tanto per intenderci, questa è la vecchia generazione, questa è la nuova. Beh, è cambiato molto il layout del padiglione, è diventato un pochino più grande, ma poi vediamo il perché. E queste avevano il vantaggio per certi versi che si ripiegavano e quindi diventavano un qualche cosa di molto compatto anche da rimettere nella confezione. Queste non si ripiegano, queste sono al massimo della loro diciamo compattezza, quindi diventano sì sottili perché si ripiegano su se stesse, ma il padiglione non entra in questo buco, resta libero e quindi l'ingombro è un po' maggiore. E questo è forse l'unico passo indietro rispetto alla generazione precedente, tutto il resto è migliorativo, a partire appunto dal padiglione. Guardiamolo un attimo, se noi confrontiamo i due padiglioni si vede subito come quello nuovo, che è questo, sia nettamente più grande di quello vecchio, sia nettamente più grande, e questo fa capire che l'orecchio al proprio interno sta molto meglio e quindi viene alloggiato meglio, non vengono pizzicati neanche i bordi dell'orecchio, il che rende tutto molto più confortevole. Devo dire, abbiamo usato in tutto il viaggio d'andata per venire qui a New York 9 ore di volo senza mai levarci un secondo la cuffia e non abbiamo mai patito nessun tipo di fastidio. Sono nuove anche le sospensioni e quindi diciamo queste gomme con sulla pelle e diciamo con la schiuma sotto sono molto 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 morbide e si adattano perfettamente alla testa senza dar fastidio, e comunque anche il peso è diminuito nella nuova generazione, che corrisponde ad avere chiaramente anche un peso minore sulla testa. Poi non finisce ovviamente qui l'ergonomia, indossandole effettivamente l'effetto di diciamo appoggio è graduale sia sopra che di fianco e quindi il peso viene distribuito e fastidio proprio non ce n'è. Se proprio dobbiamo trovare un difetto, ecco, quando si va diciamo un po' più avanti nel tempo di utilizzo, la schiuma tende a scaldarsi col contatto con la pelle e a diventare un pochino più cedevole, quindi diciamo che si avvicinano un pochino di più. Dal punto di vista poi morfologico ci sono altre differenze. Questa è una differenza sottile ma comunque presente. Nel vecchio modello c'era un sensore di prossimità, questo, che faceva in modo che quando si staccava la cuffia dalla testa si fermasse la riproduzione. Benissimo, c'è anche in quelle nuove, soltanto che semplicemente non si vede. Non sappiamo più dove sia finito effettivamente, perché guardando nella cuffia non troviamo nessun punto dove ci sembra vedere un sensore. Fatto sta che funziona e quindi questa è la cosa che evidentemente più conta. Dicevamo che è più grande, nel senso che è più grande il padiglione e anche meno comprimibile, ovviamente c'è una nuova custodia.
eccola qui, questa è la nuova custodia, è anch'essa un pochino più grandicella, soprattutto nella parte qui bassa dove si allarga, perché? Perché la cuffia si ripone in questa maniera, quindi va dentro così, e questo fa sì che più di un po' non possa restringersi, e poi si richiude, comunque è comoda, elegante. Sony dice che uno dei vantaggi è che la custodia è comprimibile, quindi si può schiacciare ovviamente quando non c'è la cuffia dentro. Questo è vero, ma fino a un certo punto, vediamo perché. Perché nell'istante in cui io vado a chiudere la custodia c'è una parte che fa soffietto, quindi questa, vedete, si può schiacciare un po', ma entro certi limiti, soprattutto qui in alto c'è la parte dell'interno della custodia che contiene, diciamo, quel po' di cavetteria che è disponibile per ricaricare e per collegare il sistema, cioè questo vano, ecco, e questa parte qui è rigida, non può essere compressa, quindi sotto questa dimensione praticamente è impossibile andare. Quindi sì, l'ingombro è un po' superiore alla generazione precedente, sia, diciamo, quando è nella custodia, sia quando la cuffia è fuori dalla custodia. Sono poi cambiati i layout dei microfoni. Qui avevamo 1, 2, 3, 4 microfoni tutti sullo stesso padiglione, dove probabilmente poi c'è il processore, mentre dall'altra parte c'è probabilmente la batteria, mentre di qua i microfoni sono distribuiti, ne troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi 8 microfoni distribuiti sulla superficie dei padiglioni, 4 vengono usati per il noise cancelling, 4 vengono usati per la raccogliere la voce, cosa assolutamente importante se si usa la cuffia come viva voce. Questo fa sì che si è passati dai 4 microfoni 2 più 2 della vecchia versione ai 8 microfoni che invece ci sono su questa versione, che sono 4 più 4, 4 per il noise cancelling e 4 per la raccogliere la voce. Il fatto che ci sia ci siano microfoni in più permette un maggiore controllo direzionale, quindi la cuffia sa meglio distinguere i suoni che provengono per esempio da lontano o da vicino, i suoni che provengono dall'interno o dall'esterno, e quindi la situazione che serve per discriminare al meglio cosa cancellare e cosa no, e con che, diciamo, insistenza, o quando riconoscere per esempio la voce di quello, di colui che sta parlando. Anche in queste cuffie è confermato il sistema speak to chat, in cui il sistema di cancellazione del rumore può essere interrotto automaticamente, ovviamente se è configurata questa funzione, nell'istante in cui si incomincia a parlare, quindi incomincio a parlare e la cuffia sospende istantaneamente questo tipo di cancellazione, in modo tale da permettermi l'interlocuzione con chiunque mi sia di fianco. Allora, in una zona ventosa come questa la prova è evidente, si indossa la cuffia con cancellazione del rumore come siamo adesso, e noi in questo momento di questo vento non sentiamo nulla. Quello che succede normalmente con le cuffie con cancellazione del rumore, per esempio banalmente andando in bicicletta anche nelle zone dove non c'è vento, è che il vento viene interpretato come rumore, viene cancellato, quindi l'aria che batte sul microfono viene cancellata dalla cuffia, e la cuffia quindi te la fa sentire addirittura più forte. In questo caso noi praticamente sentiamo un pochino di questo vento, ma molto molto lontano. Con i modelli precedenti si sarebbe sentito molto di più, quindi il fatto di avere più microfoni e quindi poter distinguere da dove viene il vento e quindi considerarlo come tale, e soprattutto il fatto di averli occultati leggermente all'interno in modo tale che da proteggerli dal flusso d'aria diretto, aiuta parecchio nella qualità di noise cancelling quando si è outdoor. Ecco, due parole dobbiamo farle per quello che riguarda l'ascolto, la qualità di ascolto. Allora, abbiamo notato delle differenze rispetto alle generazioni precedenti. Il driver è cambiato, l'altoparlante era da 4 cm di diametro, adesso è diventato un 3 cm di diametro, quindi si è ridotto, però è stato progettato ad hoc per questa cuffia, mentre prima era, diciamo, un componente di mercato. La resa è eccellente, è molto più calibrata e controllata sulle medie frequenze, e dobbiamo dire che proprio un confronto A-B, forse non l'avremmo notato onestamente in un ascolto normale, ma avendo tutte e due le cuffie qui con noi abbiamo potuto provare lo stesso brano continuando a cambiare cuffia, e funziona veramente molto bene, e la
precisione sulle medie frequenze fa sì che tutti gli strumenti siano molto ben intelligibili anche a volumi alti, quindi non interviene mai un effetto di confusione, soprattutto se si ha il DSE Extreme attivato, quindi il circuito di ricostruzione delle, diciamo, porzioni che l'audio compresso, perché sempre di audio compresso si parla, introduce, e quindi questo circuito funziona molto bene e soprattutto riduce la fatica di ascolto che effettivamente non si sente. Per quello che riguarda la cancellazione del rumore è ottima, funziona molto bene, funziona bene soprattutto dove ci sono situazioni come questa, grande vento, il rombo dell'aereo, eccetera eccetera, quindi funzionano molto bene. In questo momento il vento qua mi sta portando via, quindi chissà che si sente nel microfono. Dobbiamo dire che Sony sostiene che migliori sulle alte frequenze, sono le più difficili da cancellare. Effettivamente questo effetto c'è. Facendo il confronto AB, provando la generazione 4 e la generazione 5 nelle medesime condizioni, per esempio in aereo, per esempio in città, beh, si sente bene la differenza, a patto ovviamente di usarla solo in cancellazione del rumore senza che si ascolti la musica. Se si sta ascoltando musica nello stesso momento, l'effetto di cancellazione della musica, insomma, prevale su queste differenze, perché parliamoci chiaro, anche la generazione 4 aveva un algoritmo di cancellazione eccellente. Qui c'è un processore in più, c'è un utilizzo più presente dell'intelligenza artificiale, c'è certamente più velocità di risposta, ci sono più microfoni, il risultato si sente in termini di cancellazione del rumore, molto valida. La Sony 1000X M5 funziona molto bene anche per la funzione di viva voce, con tutti gli interlocutori telefonici con cui abbiamo parlato, ci hanno detto di sentire egregiamente, noi stavamo camminando per strada con la cuffia, quindi questo è un gran risultato. Per farvi sentire bene come questi quattro microfoni in array riescono a funzionare insieme all'intelligenza artificiale per cancellare i rumori esterni e catturare solo la voce, abbiamo girato una piccola clip in una zona molto rumorosa di New York. Eccola qui. Ecco, questa è una bella strada trafficatissima di New York, suonano i clacson, ci sono dei lavori in corso qua vicino, sta tirando del vento, insomma, tutte le concause classiche per creare fastidio ai cosa? Ai microfoni. Sto parlando e registrando questo video attraverso i microfoni della cuffia. Quindi questo è quello che sentirebbe un mio interlocutore, per esempio, se fosse collegato con lo WhatsApp audio o con qualsiasi sistema audio. Se invece stessi facendo una telefonata, si sentirebbe probabilmente peggio, ma non per colpa dei microfoni, quanto per colpa della banda telefonica che è più stretta, più compressa. Il risultato lo state sentendo voi, io lo sentirò dopo quando monterò il video, però ho fatto delle prove prima e era molto buono. Torniamo alla nostra location in riva al fiume. Bene, ritorniamo qui a Chelsea Park con la nostra Statua della Libertà proprio sullo sfondo, piccolina lì sulla sinistra, e continuiamo a raccontare questa nuova cuffia di Sony. Allora, mentre qui il vento si fa sempre più forte, parliamo dell'autonomia. Con questa cuffia si può ascoltare per 30 ore musica col noise cancelling attivo, quindi più di un giorno intero, una cosa veramente abbondante. Noi ancora abbiamo fatto tutto il volo di andata, stiamo girando per New York, non ci siamo neanche preoccupati di ricaricare, e forse questo può essere l'unico problema: dimenticarsi di ricaricare, tanto poco si ricarica. Se dovesse capitare e rimanere secco, è un problema relativo, perché questa cuffia, questa generazione, è stata dotata di compatibilità Power Delivery. Vuol dire che attraverso la presa USB che è posta qui sotto è possibile collegarla a un alimentatore Power Delivery e guadagnare in soli 2 minuti 3 ore di autonomia e partire quindi di slancio in soli 2 minuti di ricarica. In alternativa, con un alimentatore USB tradizionale si può ricaricare per 10 minuti e ottenere 5 ore di autonomia, quindi comunque tutto sommato non è malaccio. Allora, parliamo un attimo solo del prezzo di questa cuffia. Questa cuffia viene venduta, è già disponibile, a 420 euro, quindi un prezzo non bassissimo, un prezzo importante da top di gamma qual è, e comunque, diciamo, perequato alla qualità del prodotto, perché anche dal punto di vista dell'ascolto
è una cosa veramente eccellente, non solo per tutte le funzioni di noise cancelling. La vecchia generazione, la M4, resta comunque in gamma, resta comunque in vendita a 380 euro. Quei 40 euro di differenza, a mio avviso, non giustificano il patto di restare sul modello precedente, e conviene investire 40 euro in più, è il 10%, e passare a queste M5, che sono nettamente superiori. Quindi da New York, da Gianfranco Giardina per D-Day è tutto. A questo punto vi lascio, qui c'è un sole bellissimo, vado a fare una passeggiata e mi proteggo dai rumori di New York con questa cuffia, ascoltando anche della buona musica. A presto!